Buongiorno ragazzi, faccio un video breve, un riassunto di quello che è successo. Purtroppo ieri finisce la nostra avventura, la nostra rincorsa a quella serie B, adesso posso dire tanto, ma finisce per quest'anno, perché i ragazzi hanno dato l'anima, hanno dimostrato che potevamo lottare su ogni campo e qualsiasi avversario avremmo preso, può darsi, chi lo sa, che ce l'avremmo fatta. Onore a tutti i ragazzi, un plauso alla società, un plauso al presidente D'Agostino che con mille difficoltà, mille problemi finanziari ci sta dando la voglia di tornare allo stadio, la voglia di tifare questi colori. Per quanto riguarda la partita, posso solo da recriminare il fatto che forse con un regolamento diverso avremmo passato noi il turno. E comunque siamo usciti da imbattuti quest'anno. L'anno scorso perdemmo il ritorno ad Alessandria, anche lì potevamo giocarcela di più. Però abbiamo dimostrato che su ogni campo abbiamo lottato. Solo una cosa devo dire, che se questa squadra fosse stata inserita dall'inizio, può darsi che quel girone d'andata non ci sarebbe stato. Nel girone di ritorno abbiamo fatto più punti di Catania, Lecce, Trapani, Siena, Livorno, squadre che chi ha vinto il campionato e chi era più attrezzato di noi per vincerlo, o quantomeno sicuramente lotteranno fino alla fine per i playoff. Un plauso veramente a tutti. Oggi, ma è una giornata così e così, è una giornata un poco triste perché comunque siamo usciti. Non c'è mai da essere contenti quando finisce una cavalcata, un sogno. Però ci riproveremo. Sono convinto che anche tra mille difficoltà il presidente D'Agostino, anche l'anno prossimo allestirà una squadra capace di far sognare, di far volare questo falco. Perché la Casertana è di tutti, la Casertana va amata, va sostenuta, va anche criticata ovviamente, se no uno non fu tifoso. Quando c'è da criticare si critica, ma io non ho critiche ragazzi, che può criticare? Hanno sudato questa maglia come forse ce l'ho io, sudata dopo una corsa. Una rincorsa capace di vincere con Lecce, col Catania due volte, di battere la Juve Stabia, capace di battere formazioni che dovevano lottare per vincere il campionato o quantomeno arrivare fino in fondo e che erano più allestiti di noi. Questi playoff hanno detto che la Casertana l'anno prossimo ci riproverà sicuramente, ne sono convinto, anche con mille difficoltà il presidente, sono convinto che allestirà una buona squadra. Presidente, l'unica cosa che ti voglio dire, per favore, cagni chi l'allenatore, cagni chi l'allenatore, per favore, con tutto il cuore. L'unica cosa che ti chiediamo, sei stato grande, Presidente, mi hai fatto emozionare e un plauso veramente a te e al tuo staff, perché quest'anno ci hai fatto sognare, quest'anno hai fatto capire alla piazza che tu sei un vero Presidente, che ama questi colori, che ama la nostra città, non come non faccio nomi. Ragazzi, il sogno è finito, però non finisce il nostro sogno di tifare questi colori fino alla morte e non lo smetterò mai di dire. Sono convinto che l'anno prossimo ci riproveremo, anche con mille difficoltà, però io sono fiducioso e ho fiducia nel presidente. Questi playoff sono amari, però fa niente, siamo usciti da imbattuti mentre l'anno scorso perdemmo il ritorno ad Alessandria. Quindi la Casertana è forte e sono convinto che ce la faremo e ci riproveremo l'anno prossimo. Forza Falchi, un saluto a tutti i miei seguaci, a tutti i miei follower e vi ringrazio di cuore perché siete tanti e sono aumentate anche le iscrizioni, 144 mi sembra. Grazie di cuore, vi voglio bene e un plauso anche agli Ultras, veri ragazzi che siete stati ieri a Cosenza, in una trasferta di martedì sera, 400 persone, non le fa. Chiunque. Un abbraccio forte, sempre e solo. Forza Casertana. Al prossimo anno ci riproveremo, ragazzi. Non so se finisce qui la mia avventura per quest'anno nei video, forse farò qualche video dei mondiali, non lo so. Però forse per la Casertana finisce qua. È stato un grande anno, anche mille difficoltà che ho.